Lorenzo Ricci ha fatto bene a ricordare come la Pistoiese di certo non brillante di questa stagione, ha pur sempre un ruolino di marcia in questo girone di ritorno da potersi definire dignitoso. 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte nelle 9 gare disputate. E sa benissimo come tra penalizzate e penalizzande, Rimini, sarebbe sufficiente vincere 4 gare, le 4 gare che restano in casa contro Pontedera, Carrarese, Teramo e Pisa, per arrivare a quella quota 40 decisiva per evitare i play-out. Tutto questo prima della difficile trasferta di Macerata e per di più con una squadra ampiamente rimaneggiata con 5 pesanti assenze. Sembrava dovesse essere spacciata la Pistoiese in terra marchigiana. Invece al fischio finale è stata proprio la Pistoiese a recriminare sull'1-1 finale che a inizio gara sarebbe stato sottoscritto sicuramente da tutto lo staff, ma a fine gara ha lasciato anche l'amaro in bocca. Secondo tempo di grande personalità da parte degli arancioni, che hanno forse disputato la loro migliore gara per volontà e anche per occasioni create. Questa volta 2 legni clamorosi hanno negato 3 punti che sarebbero stati pesantissimi. Turno difficile oggettivamente parlando quindi per la Pistoiese in terra marchigiana, c'era da affrontare una Maceratese in grande spolvero e per di più con una formazione come detto rimaneggiata. Maceratese in ottimo momento con ben 18 punti frutto di 5 vittorie nel giro di ritorno, ovviamente l'ultima addirittura per 4-1 a Ferrara contro la capolista, 3 pareggi e poi una sola sconfitta. La Maceratese che vinse la gara d'andata a Pistoia per 2-1 ha la singolare statistica di aver perduto solo 4 gare in tutto il campionato, ma tutte e 4 contro avversari di bassa classifica: Savona, Sant'Arcangelo, Tutto Cuoio e Rimini. Dicevamo dei problemi di formazione di Alvini, che ha dovuto fare a meno di 5 importanti pedine, Rovini e Damonte che sono infortunati, gli squalificati di Bari e Vassallo, a cui si è aggiunto anche Petriccione per influenza. Non molti precedenti a Macerata, solo 10 con una vittoria arancione nel lontano campionato 59-60, sono già 47 anni che la Pistoiese mancava da Macerata. Tra i locali, che fra l'altro giocano in uno stadio fortino, dal momento che il compito e il campo, anzi, è imbattuto da quasi 2 anni, considerando anche lo scorso campionato vinto di Serie D. Lo stadio quindi Elvia Recin di Macerata, dove la Pistoiese è scesa in campo con Iannarilli, che era il capitano per l'occasione, Antonelli, Dondoni, Priola, Dorazio, San Martino, Proia, Gargiulo, Mungo e Sinigaglia e Anastasi. Sono trascorsi solo 3 minuti e qualche secondo quando la Maceratese passa a vantaggio. È merito dell'azione personale sulla fascia sinistra da parte di Buonaiuto, che se ne va non contrastato e arrivato al limite dell'area sferra un gran tiro su cui Iannarilli nulla può. Gara subito in salita quindi per gli arancioni, oggi in maglia scura e 10ª rete in campionato per Buonaiuto. Insistono i locali con il vivace ivoriano Coco, che opera sulla destra e al 14° supera Proia con palla che arriva a Foglia, che però spreca una buona occasione. Pian piano la partita diventa più equilibrata con la Pistoiese che si fa vedere con un'azione Sinigaglia Anastasi, ma la palla è alta. Poco dopo, al 28°, la Maceratese va vicina al raddoppio quando il solito Buonaiuto è davanti a Iannarilli, ma il tiro non è dei migliori e Priola riesce a allontanare. Al 29° da Sinigalla a Proia, che tira immediatamente ma la palla è fuori non di molto. Alla mezz'ora anche la Maceratese, al primo ammonito, è Carcalis per fallo su Sinigaglia. L'arbitro catechizza poi Coco e Dorazio, che per tutta la gara hanno lottato su ogni pallone. Viene ammonito Dorazio al 41°. Nessun cambio, si torna in campo al 6° minuto, un tiro di Danna non preciso, una gara sempre aperta che continua a essere però molto spezzettata e non fluida. Di spettacolo ce n'è poco, ma non lo si può pretendere, vista la situazione della Pistoiese, abbiamo detto, di molte importanti assenze, e anche del fatto che il gol in apertura non è che poi abbia aiutato molto la Maceratese, dando loro una sorta di sicurezza. Inizio nei cambi, al 9° Alvini mette in campo Nanini per Dondoni, risponde Savini, che era in panchina perché era squalificato Bucchi, con Giuffrida per Togni. Respinta di Iannarilli all'11° su un tentativo di Danna. Clamorosa traversa di Anastasi al 13°, servito da San Martino, una palla che sbatte sotto la traversa, ritorna in campo, non viene raccolta da Mungo, poi arriva Sinigaglia che indirizza sull'esterno rete. Un bel tiro davvero dal limite dell'area da parte di Anastasi, che non è stato certo fortunato. Al 16° Anastasi va in gol, però riprende una corta respinta del portiere forte sul tiro di Sinigaglia e ribadisce a rete. Primo gol per Anastasi, cambio nei biancorossi, entra Orlando per Danna. Una Maceratese in stato confusionale in questo periodo. Al 19° Sinigaglia, nei pressi dei limiti dell'area,
i difensori non rinviano, arriva il sinistro di Anastasi che colpisce il palo alla destra del portiere forte. Sfortuna questa, poteva essere il gol salvezza. Maceratese in grande difficoltà, si cercano ripari anzi con il terzo e ultimo cambio quando entra Fioretti per Colombi. Cerca di ritornare sotto la Maceratese, in questo secondo tempo praticamente non ha fatto nulla. Deve uscire per infortunio al 28esimo nelle fila della Pistoiese San Martino. Alvini mette Romiti che è al debutto, una partita che continua a essere piena di punizioni e di interruzioni. Viene ammonito anche Mungo al 31esimo. Finale abbastanza intenso anche da un punto di vista, visto le premesse della gara, è importante per la classifica un punto, ma per ciò che ha mostrato la Pistoiese nella ripresa è poco. Senigallia lascia il campo a 6 dal termine, sostituito da Colombo che non era al meglio e poi anche sotto diffida. Giallo anche per Altobelli per un fallaccio in zona centrale. Lottano su ogni pallone i ragazzi di Alvini in questa fase finale, riescono a portare a casa un punto pesante, ma se avessero vinto, come detto, non avrebbero rubato nulla. Orribile il secondo tempo della Maceratese, ma anche per merito degli arancioni che da questa trasferta sulla carta proibitiva escono non solo con un punto pesante ma anche con una maggiore convinzione di poter presto uscire dalla zona pericolosa. Per la prima volta in questo campionato la Pistoiese è arrivata a 6 risultati utili consecutivi con 2 vittorie e 4 pareggi. In definitiva queste occasioni create con una traversa e con un palo si sommano nel corso del campionato ai 4 calci di rigore sbagliati e alle tante partite perdute nei finali, ai tanti punti persi nei finali di gara. Lo ripetiamo, non è stato un bel campionato finora, ma forse pur quasi mai avendo dato spettacolo, la Pistoiese già a questo punto della stagione poteva essere qualche punto avanti. Invece è sempre lì a lottare per evitare i play-out. Rilevante sarà il risultato della partita di mercoledì sera prossima al Melani contro il Pontedera.